Gli obiettivi sono stati raggiunti tutti, insomma, quello di portare in sala il maggior numero di persone possibili, innanzitutto gli studenti che hanno affollato i nostri matinée e poi gli spettatori che hanno assistito all'inaugurazione della mostra di Giuseppe Petrilli e la serata finale con tutti i corti e gli ospiti, quindi ci possiamo dire soddisfatti dell'esito finale. Gianni Finizio, direttore organizzativo. È un festival questo importante per la città di Lucera a livello cinematografico e non solo, proprio in ambito culturale? Sì, diciamo che lo sta diventando un appuntamento anche atteso e questo ci fa piacere perché poi nella macchina organizzativa insomma c'è tanto da lavorare e quindi quando poi hai la risposta del pubblico per noi che in qualche modo viviamo di questo è la giusta ricarica per poter dire ok, continuiamo. Questo festival, io l'ho detto più volte, sta puntando molto sulla qualità e questo credo sia il punto di forza e l'arma vincente che ci sta portando ad ottenere, come diceva Marco, degli ottimi risultati anche in sole 6 edizioni, quindi poi è stato bello questo, ecco. Sono stato coinvolto in questa operazione da Marco Torinello, il direttore artistico di Cortinovera. Lui, insomma, sapendo della mia passione per il cinema, mi ha chiesto di realizzare delle opere inedite da presentare in una location diciamo inusuale, quale può essere la sala di un cinema. Inusuale sia perché insomma non è destinata alle mostre, ma anche perché ha una sua grandezza difficile da riempire, però insomma ci siamo riusciti, quindi il risultato insomma ci ha soddisfatto in pieno, anche insomma l'affluenza del pubblico è stata notevole, quindi questo ci ha dimostrato insomma che abbiamo raggiunto il nostro fine. Otto opere che riprendono otto pellicole, otto film, rivisitati poi attraverso il tuo linguaggio artistico. Sì, abbiamo pensato di unire due arti insomma un po' apparentemente lontane, ma alla fine diciamo molto vicine, cioè quella del cinema e quella del fumetto. Io mi sono ispirato ai comics degli anni 80, quindi diciamo ho rivisitato in quella chiave delle scene iconiche del cinema italiano e internazionale. Quindi diciamo il risultato è stato qualcosa di, ritengo, insomma, originale che è insomma accattivante nella sua essenza.